Let it shine, let it shine, let it shine. Quindi leggiamo. Corte Suprema dello Stato di New York, County of Kings. La querelante è Deborah Heinz contro la Watchtower, Bible and Tract Society of New York. E il corpo direttivo dei testimoni di Geova, gli imputati. E in caso di mancata risposta da parte loro verrà emesso un giudizio nei loro confronti per contumacia. Il corpo direttivo è composto da otto membri e dichiara di avere un presidente o un segretario formale. Gli attuali membri del corpo direttivo sono Kenneth Cook, Samuel Heard, Jeffrey Jackson, Stephen Lett, Gary Lush. Anthony Morris, Mark Sanderson e Davis Plain. Prima dell'aprile del 2001, la Watchtower ha pubblicato una serie di manuali che, furono, che sono stati distribuiti agli anziani. I suddetti manuali non sono mai stati divulgati ad altri testimoni di Geo o al pubblico. I suddetti manuali fornivano istruzioni generali agli anziani riguardo all'amministrazione quotidiana dell'organizzazione. I suddetti manuali fornivano istruzioni agli anziani riguardo a come rispondere alle accuse di illeciti, comprese le molestie su minori. Nel marzo del 1997 la Watchtower diffuse e mandò una lettera a tutto il corpo degli anziani nelle congregazioni degli Stati Uniti in cerca di informazioni su tutti gli uomini che avevano servito, avevano prestato servizio in precedenza, in qualsiasi posizione nominata, ad esempio anziano, servitore di ministero, pioniere regolare, e che erano stati accusati uh, di molestie su minori. La torre di guardia richiedeva a ciascuna congregazione di preparare rapporti dettagliati sui casi di molestie su minori e di restituire rapporti al reparto servizi dell'organizzazione. Nel luglio del 1998 l'imputato, la torre di guardia, inviò una lettera di follow-up a ciascuna congregazione degli Stati Uniti, ricordando al corpo degli anziani la necessità di inviare i rapporti e le possibili conseguenze legali della nomina di un noto molestatore di bambini a una posizione di fiducia, tale come un anziano o servitore di ministero. Le denunce di abusi sessuali su minori sono state ricevute dal Dipartimento dei Servizi? e conservate dall'imputato la Torre di Guardia e il Corpo Direttivo. Prima di ricevere questi rapporti scritti, la Torre di Guardia e il Corpo Direttivo sapeva che le molestie su minori da parte di anziani, servitori di ministero e proclamatori erano un problema all'interno delle loro congregazioni. Nonostante abbia ricevuto i rapporti scritti, la Torre di Guardia e il Corpo Direttivo non ha promulgato nuove direttive o efficaci per prevenire o rispondere alle molestie sui minori. La querelante è stata cresciuta come un membro dei Testimoni di Geova. Ha frequentato principalmente le adunanze in varie congregazioni dell'Arizona. La querelante è diventata una pioniera all'incirca nel 1987 o 1988. Il patrigno della querelante, William Briggs, è stato impiegato dalla Watchtower dal corpo direttivo per produrre video alla Bethel. A causa della sua posizione, la querelante e la sua famiglia si dividevano il tempo tra l'Arizona e New York. La torre di guardia e il corpo direttivo incaricarono l'anziano Ted Adams come sorvegliante di Briggs mentre era all'abete. Dal 1982 al 1988 circa, quando il querelante aveva circa 10-16 anni, il querelante ha subito orribili abusi sessuali da parte di Briggs. L'abuso sessuale si è verificato da 3 a 5 volte a settimana e includeva, ma non si limitava a, sodomia, stupro, copulazione orale forzata e Briggs che urinava nella bocca del querelante. Mentre era la Betel, la querelante è stata incaricata di svolgere vari lavori, tra cui assistere alla produzione di video, lavorare in lavanderia o come operatrice di ascensori. Mentre era la Betel, per volere della Torre di Guardia del Corpo Direttivo, alla querelante fu assegnata la stessa stanza di sua madre e Briggs è proprio in questo momento cruciale che la madre della vittima soffriva anche di alcolismo. Mentre la famiglia della querelante viveva alla Bethel, la madre consumava spesso alcol fino al punto di perdere la capacità di intendere e di volere. Una volta in questo stato, Briggs avrebbe abusato sessualmente della querelante nella loro stanza alla Bethel. Intorno al 1986, la querelante denunciò il suo abuso sessuale a Michael Phillips. Che era un anziano che lavorava alla Bethel. Il signor Filla non fece nulla in risposta. L'abuso sessuale di Heinz da parte di Briggs continuò alla Bethel dopo il rapporto di Heinz al signor Filla. Un paio di settimane dopo aver riferito al signor Filla tutta la cosa, la querelante riferì dei suoi abusi anche a Ted Adams, un anziano della Bethel, che era il supervisore di tutti i progetti video alla Bethel. Ted Adams era anche l'anziano incaricato dalla torre di guardia e il corpo direttivo di sovrintendere a Briggs, mentre Briggs era alla Bete. Il signor Adams ha detto alla querelante che non avrebbe dovuto parlare dei suoi abusi con nessuno. Ted Adams fu rimosso dalla carica di supervisore poco dopo. L'abuso sessuale di Heinz da parte di Briggs è continuato alla Bete anche dopo il rapporto di Heinz al signor Adams. La querelante ha quindi denunciato il suo abuso al signor Underwood che era un anziano alla Betel e il soprintendente di tutte le costruzioni internazionali alla Betel. Il signor Underwood non fece nulla in risposta. L'abuso sessuale di Heinz da parte di Briggs continuò alla Betel anche dopo il rapporto di Heinz al signor Underwood. La querelante poi riferì il tutto a Jack Barr, un anziano e all'epoca anche un membro del corpo direttivo il signor Barr disse alla Quarelante che avrebbe riportato il tutto all'intero organo del corpo direttivo. Ma l'abuso sessuale di Heinz da parte di Briggs continuò alla Betela anche dopo il rapporto di Heinz al signor Barr. Circa una settimana dopo la sua relazione al signor Barr, il signor Barr disse alla Quarelante che il corpo direttivo si era già occupato della cosa e che lei avrebbe dovuto sentirsi privilegiata per aver vissuto alla Betel. Con i vari privilegi, e che Briggs era troppo importante per essere di disciplinato, perché a causa del suo ruolo nella creazione di video alla Bethel, e che non potevano fare nulla per, per i suoi abusi, perché Briggs aveva ammesso solo di aver penetrato digitalmente e di non aver violentato la querelante, e che se lei avesse continuato a parlare dei suoi abusi, sarebbe stata privata dei suoi privilegi come pioniera. A seguito della sua denuncia al signor Barr, la querelante fu allontanata dalla stanza che condivideva la Bethel con la madre e il patrigno. Al querelante è stato detto che nessuno avrebbe rivelato a Briggs il motivo per cui la querelante fosse stata rimossa dalla sua stanza. A Briggs fu poi detto che la querelante era stata rimossa dalla sua stanza in seguito alle accuse che lui la stesse molestando. L'abuso sessuale del querelante da parte di Briggs è continuato quando sono tornati in Arizona. In base alle informazioni che abbiamo ricevuto, mentre era in Arizona, il comportamento di Briggs è peggiorato, arrivando anche a abusare fisicamente di Heinz per vendicarsi delle accuse mosse contro di lui. Nel 1987, o intorno al 1987, la Querelante denunciò questi continui abusi sessuali a Loch, Gary Losch, membro del corpo direttivo. L'osch rispose che, che la vicenda era stata gestita e che Briggs era sufficientemente pentito e che il Querelante non doveva più parlare con nessun altro dell'abuso. Anche dopo questa denuncia fatta dal querelante a Gary Lush, Briggs ha comunque continuato ad abusare sessualmente del querelante nella loro casa in Arizona. In base alle informazioni ricevute, sappiamo che Briggs non è mai stato disciplinato dalla torre di guardia o dal corpo direttivo per aver ammesso di aver abusato sessualmente del querelante. L'acquerelante ignorò la direttiva del corpo direttivo e della Torre di Guardia sul fatto di tacere sui suoi abusi e continuò a denunciarli a molti altri membri dei testimoni di Geova, inclusi molti altri anziani. Di conseguenza il corpo direttivo e la Watchtower hanno punito l'acquerelante rimuovendo i suoi privilegi di pioniera nel 1991. Il giorno in cui i privilegi dell'acquerelante furono rimossi fu pubblicamente rimproverata e Briggs fu nominato come anziano. Gli atti di Briggs commessi contro Heinz quando era una bambina sono reati sessuali come definiti dalla legge penale 130 di New York. Deborah Heinz ribadisce tutto quello che ha detto e tutto ciò riafferma ogni singola accusa di questa denuncia. Tra l'altro, ampiamente esposto in questo documento. In virtù del suo impiego alla Bethel, Briggs era un impiegato della tour di guardia e del corpo direttivo. Briggs agiva nell'ambito del suo impiego a agenzia svolgendo compiti per conto della Torre di Guardia e del Corpo Direttivo. Prima dell'ultimo abuso denunciato da Heinz, la Torre di Guardia e il Corpo Direttivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che Briggs abusava sessualmente di bambini, inclusa Heinz. Heinz è stata addestrata dalla Torre di Guardia e dal Corpo Direttivo affinché ubbidisse, confidasse e rispettasse le persone incaricate di lavorare alla Bethel. L'abuso sessuale di Briggs è stato commesso all'interno di edifici che erano di proprietà e gestiti e controllati dagli imputati, durante il quale l'acquarelante era sotto la cura, la custodia o il controllo degli imputati. Gli eventi che hanno permesso questo abuso sessuale sono stati causati dalla negligenza, Incuria, imprudenza e condotta intenzionale, deliberata, sconsiderata e gravemente negligente della torre di guardia e del corpo direttivo e dei loro agenti, servitori o impiegati nel non controllare adeguatamente la condotta di Briggs in relazione a Heinz.